Sup man, bella ragazzi, grazie della visualizzazione, qui il vostro Gabby di Mao 004, sempre allerta che vi parla. Accanto a me c'è la mitica Veri di Mao 009. Come ieri. E qui, infatti, è sempre qui con me, anche nella recensione precedente, ovvero Tira la cacca della Rocco Giocattoli. Tira la cacca! Pronti alla sfida? Prendi la mira! Tira la cacca! È super divertente! Carica le caccapulte! Fai centro e vinci! Da Rocco Giocattoli! Scommetto che vi è piaciuta tanto quella recensione. Infatti, per concludere al meglio le festività natalizie 2023-2024, e questo presepe che potete vedere alle mie spalle, purtroppo se ne andrà e tornerà a dicembre dell'anno prossimo. Senza particolare indugio, vorrei tanto mostrarvi quello che avete visto nella scena finale del vlog natalizio 2023. E infatti vorrei tanto mostrarvi di gran carriera la leggenda, il mito, ovvero 3, 2, 1. Ta-ta-ta-ta! Ecco a voi Shiny, l'unicorno arcobaleno. È arrivato il mio Shiny! Quando lo pettino è felice e se smetto fa dei buffi versetti! Come brilla! È il mio migliore amico e adora le coccole! Shiny da giochi preziosi. Arcobaleno è la criniera, però il manto ricorda tantissimo un personaggio molto particolare, ovvero Rainbow Dash dei My Little Pony. Hai imparato come si fa un grido di incoraggiamento? Fammelo sentire ora! Vai! Oh, e questo dovrebbe darmi coraggio! Più forte! Vai! Più forte! Vai! Più forte! Scommetto che l'avete vista, io l'ho guardato per la prima volta nel 2012 su Cartoon Ito e mi è piaciuta tantissimo. E infatti, bando alle ciance, parliamo di Shiny. Lei è la nuova recluta del brand Emotion Pets della Giochi Preziosi. Guardate qua che meraviglia, ragazzi. Questo è il retro della scatola. Guardate. Se volete leggerlo accuratamente, potete mettere in pausa. Ok? Ok, adesso tiriamo fuori l'unicorno con molta cautela. Guardate qua che bello. Rispetto a Toffee, Shiny è decisamente più piccolo. Ma perché è un maschio? Io pensavo fosse una femmina. Purtroppo devo darvi una notizia È che maschio. no. È femmina. È trans! Gatetto! Ah, ok. Infatti questo unicorno simboleggia l'orgoglio gay. Bellissimo. Per la prima volta nella mia recensione c'è un protagonista omosessuale. Abbiamo il pettine e due fermaglietti. La scatola la possiamo tranquillamente buttare via. No. Non è successo niente. Nessuno si è fatto male, anche per rispettare le norme della community. Ecco qui Shiny e i suoi accessori. Le pile si trovano sulla pancia e non vogliamo che si ossidano durante le riprese, come nelle altre recensioni precedenti. Pronti? 3, 2, 1, via! Visto? Che vi dicevo, ragazzi? Oh! Guardate qua che meraviglia, ragazzi! La potete spazzolare così. La cosa bella è che se premete la testolina da dietro, il corno si potrebbe illuminare. Potrebbe, detto che.
A few moments later. Ecco, avete visto ragazzi che meraviglia! Il modo migliore per concludere le festività natalizie 2023-2024, il tutto grazie a Shiny. Se non la spazzolate a lungo, Shiny potrebbe addormentarsi. Adesso smettiamo. Certo, infatti si possono mettere pure i fermali a questo unicorno. Oh, funziona. Bellissima proprio. Guardate qua ragazzi, che meraviglia. Si è appena addormentata e noi l'abbiamo messo i fermagli. Rivediamo il funzionamento del torno. Oh, eccola! Si coincide con le luci del presepe. Dato che sono passati 800 anni dal presepe di Greccio. Potete vedere che ha anche gli zoccoli rosa, cosa che Rainbow Dash non ha. Ha degli occhi di un splendido turchese. E infatti, come posso dire, questa recensione che conclude queste festività natalizie può anche finire qui. Se siete d'accordo con me, un bel mi piace. Se non lo siete, un bel mi piace lo stesso. Iscrivetevi al mio canale YouTube e attivate la campanella per non perdere nessun video. E seguite me, Leader Paul, entro in quella capacetura nella nostra pagina Facebook. L'Italia è una tradizione popolare e religiosa, dove a breve vi aggiorneremo sull'Epifania. Purtroppo non vedremo mai più questo splendido presepe, neanche le alberi di Natale. Sarà davvero un trauma togliere tutto. Yes! Seguitemi anche dal profilo Instagram ufficiale, GabiDiMao4Official, dove io tutto contento pubblico dei post al limite del paranormale. Beh, da GabiDiMao, veri e shiny, è praticamente tutto. E ci vediamo in un prossimo esilarante video. Con questa recensione abbiamo concluso con stile le festività natalizie 2023-2024. Ancora pensate che io non faccia più recensioni, perché quest'anno io faccio 20 anni. Però io avrò l'opportunità, grazie a mia madre e a tutti quelli che mi vogliono bene, e soprattutto anche al Signore, di continuare a fare questi video del genere. Ci vediamo alla prossima! Ciao a tutti!